online il bando della gara per la realizzazione del progetto esecutivo di riapertura del corridoio vasariano delle Gallerie degli Uffizi. Accessibile a tutte le imprese europee, la procedura è gestita da Invitalia, la centrale di committenza del MIBACT, attraverso il proprio portale dedicato alle gare telematiche. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 22 settembre. L'aggiudicazione dei lavori dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, in modo tale da consentire l'avvio dell'intervento di adeguamento e messa in sicurezza del corridoio a partire dall'inizio del 2021. La durata complessiva dei lavori è stimata in circa 18 mesi, con un costo complessivo che si aggira attorno ai 10 milioni di euro già finanziati. Il corridoio vasariano del complesso museale degli Uffizi, chiuso alle visite dal 2016 per ragioni di sicurezza, riaprirà al grande pubblico in via ordinaria e interamente riallestito. Il nuovo percorso garantirà completa accessibilità per i disabili e sarà dotato di un impianto di climatizzazione e riscaldamento che ne regolerà in ogni momento la temperatura interna. Ogni sabato dal 25 luglio al 29 agosto riparte la Luna sul Colosseo, che promette un'edizione inedita e speciale con il ripristino del biglietto Full Experience. Di maghi, negromanti, pastori e altri mestieri, questo è il titolo di una nuova narrazione che si aggiunge a quella tradizionale. Si tratta di un percorso insolito che per la prima volta si arricchisce della recente riscoperta di graffiti individuati nell'ambulacro del primo ordine e databili tra il tardo medio e il XVII secolo. Sono visibili nomi di persone, date, simboli sacri e profani che raccontano frammenti di storie di gente comune che ha vissuto, lavorato e frequentato il Colosseo e che restituiscono una immagine diversa e inaspettata dell'anfiteatro Flavio. Gruppi di massimo 20 persone in turni in italiano e in inglese di un'ora saranno accompagnati da operatori didattici. Tutte le informazioni sono su www.parcocolosseo.it e su www.copculture.it. Sono stati scelti i film della sezione Venezia Classici della 77esima Mostra del Cinema di Venezia, che quest'anno saranno ospitati all'interno del programma del Festival del Cinema Ritrovato promosso dalla Cineteca di Bologna, che si svolgerà dal 25 al 31 agosto nella città emiliana. La selezione di Venezia Classici 2020, arricchita di ulteriori titoli, verrà poi replicata nel capoluogo veneto nei mesi successivi. Tra i titoli della sezione, Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni, Claudine di John Barry, Sedotta e abbandonata di Pietro Germi, Fukushu Suru Waware Niari di Shohei Imamura, You Only Live Once di Fritz Lang e Goodfellas di Martin Scorsese. L'appuntamento con Venezia 77 è dal 2 al 12 settembre al Lido. In occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso 4 francobolli ordinari racchiusi in foglietto appartenente alla serie tematica Il patrimonio artistico e culturale italiano. La tiratura è di 200.000 esemplari per foglietto, pari a 800.000 esemplari di francobolli. Il foglietto è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Le vignette dei 4 francobolli riproducono alcune opere di Raffaello. Il foglietto e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli spazio Filatelia e sul sito poste.it. Filatelia, insieme all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno realizzato 2 cofanetti di pregio, uno con rifiniture in oro disponibile solo in 200 esemplari e uno con rifiniture in argento per 2200 esemplari. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.